parte superficiale è leggermente più morbido, perciò si segna un pochettino. Ecco Ebner Marcus, numero 15, classificato in sesta posizione dopo la prima run. Eccolo, lo vediamo impegnato nella lunga, nella parte che precede il piano. Trentenne di Ingolstadt in Germania, ha vinto il gigante di Berchtesgaden 2 anni fa, campione del mondo in carica, quindi proprio in questa disciplina. Un secondo e 5 il vantaggio di Marcus Ebner su Greenwood. E la sua surfata è una surfata europea, nel senso che ha delle caratteristiche di posizione dei piedi e del corpo molto, che si riscontrano soprattutto nel panorama degli atleti europei. È un gigantista molto forte, si sta cimentando anche nello snowboard cross con buoni risultati ed è sempre un avversario scomodo in tutte le competizioni. 2:17:07 il tempo di Greenwood. Sicuramente arriverà avanti. Sì, sicuramente. Marcus Ebner 2:15:44, un secondo e 63, un abisso. Il vantaggio di Marcus Ebner su Jeff Greenwood, che ci seguono, che sono due le federazioni che gestiscono i circuiti internazionali dello snowboard, l'ISF. Ecco Stadler Felix intanto in pista. Partito anche lui per la sua seconda ed ultima run in questo slalom gigante. Austriaco di 28 anni. Linee un po' larghe per quanto riguarda le curve lunghe. Vedete quando ci sono due pali dello stesso colore rivolti nella stessa direzione. E quindi eccolo affrontare il primo cambio di pendenza con un intertempo che è inferiore di 16 centesimi rispetto all'intertempo fatto registrare da Ebner, che mi correggo era 11° dopo la prima manche. Felix Stadler, atleta completo sia nello slalom che nel emerge sia nello slalom che nel gigante, secondo posto lo scorso anno a Schönried in gigante, secondo posto nel parallelo a Tandalen, sempre in Coppa del Mondo, un atleta che si esprime bene tra i pali stretti e i pali larghi. 2:15:44 il tempo di Ebner, il tempo da battere. Anche nello snowboard cross adesso Stadler Felix si sta esprimendo molto bene, leggermente in ritardo di linea e secondo con 20 centesimi di svantaggio. 2:15:44 e quindi momento del busto. E questo è Mark Fawcett, Canada, settimo al termine della prima manche con 1:10:05. Mark Fawcett, ecco, ha 28 anni. Vedremo subito le differenze tecniche che ci sono fra questi due atleti. Sicuramente Mark Fawcett, ecco, gravissimo l'errore di Mark Fawcett prima del piano nella porta lunga, cioè si chiama anche, detta anche banana in inglese, è allungato moltissimo la linea. Adesso vediamo come riesce ad entrare, se in buon anticipo di nuovo è largo, largo di sì. Linea e oltretutto è in ritardo anche sulla blu successiva. Qui anche riprende un po', è in ritardo nuovo, comunque abbiamo visto errore. Nell'intermedio anche qui ha rischiato di finire in anticipo di meno 38 centesimi, però sta veramente sbagliando parecchio in questo momento, in ritardo, sì, dicevamo in ritardo di linea naturalmente, sì. Rispetto, ecco, al cambio tempo. Di pendenza, eccolo infatti lo svantaggio che si è portato dietro si manifesta in questo qui momento. È veramente lungo, ha rischiato di uscire proprio la stessa situazione del cambio di pendenza precedente, quando ha perso velocità all'imbocco del falso piano. Eccolo a tre porte dal traguardo, Mark Fawcett. Non è abbastanza. 2:16, proprio tre anni fa. Eccolo nel partito. Nel mondiale di Berchtesgaden, dove ha vinto il titolo nel gigante parallelo. È caduto e si riprende, però ha perso moltissimo. Ci deve essere anticipato sin dalle prime edizioni. Ha vinto un titolo di Coppa del Mondo. Ed eccolo in partenza e verifichiamo subito la situazione nella porta, che è costata cara a parecchi atleti. Ecco, non sembra avere problemi lui ad affrontare questa porta, qualche problemino ma niente di particolarmente indicativo per la prestazione, quindi è abbastanza veloce anche qui sul falso piano. 1:35:38 il suo intermedio. 25:71 l'intermedio di manche, in ritardo di 7 centesimi a questo punto, e qui e forse le gambe non sono proprio al 100% in questo momento. Sì, bisogna riuscire a essere più rilassati possibile per seguire il terreno come se avessimo degli ammortizzatori nelle gambe,
per riuscire a mantenere sempre la pressione sullo spigolo costante. Questo è un elemento fondamentale. Eccolo l'attacco del secondo falso piano, paradossalmente, anzi non tanto paradossalmente, sono proprio i falso piani che fanno la gara quest'oggi su questo tracciato. Beh, anche perché le caratteristiche del terreno sono soprattutto di cambi di pendenza, ma non c'è 2, 16 e 41 al quarto posto, quindi mantiene la prima posizione Markus Ebner. Quarto posto quindi per Stefan Kaltschutz, Austria. Verticale rispetto all'asse della tavola, Christopher Klug, Stati Uniti, di Aspen, Colorado. Vantaggio importante per Christopher Klug, 75 centesimi, è un atleta sicuramente d'esperienza, è un atleta che ha corso in tutti i circuiti, il circuito ESF. Terzo quest'anno a Mont-Saint-Anne, proprio nello slalom gigante di Coppa. E ultimamente si sta dedicando al circuito FIS ed è molto in forma, è reduce da un'operazione che ha avuto quest'estate, dopodiché ha recuperato perfettamente ed è in vantaggio di 37 centesimi, ha perso 4 decimi in questa parte, probabilmente dovuta alle ondulazioni del terreno, ma e qui sta scivolando veramente bene, sì. Grande ritmo, grande linea per Christopher Klug. Sta passando un po' largo sui pali, non sta spingendo veramente al massimo, ma è comunque sempre in anticipo e può permettersi di decidere. Ha alzato la tavola, ha perso un po' l'aderenza qui al passaggio di cambio di pendenza, si riprende in vista del traguardo. 2.15 e 44 il tempo di Ebner, 2.15 e 81 in terza posizione, quindi si restringe il range dei primissimi, il divario. Ora in partenza il 27enne sloveno Dejan Kožir, undicesimo nello slalom di Berchtesgaden nei mondiali del 99. Non abbiamo molti altri dati riguardo alla sua carriera agonistica, è un ragazzo che cerca di emergere, lo sta facendo in questa stagione, questi mondiali, dove si è classificato in quarta posizione al termine della prima manche. È un atleta di esperienza soprattutto nelle 52 discipline... centesimi intanto il suo vantaggio al primo intertempo nelle discipline dello slalom, quindi tra le porte strette, però quest'anno si è allenato molto anche nel gigante, ha cambiato attrezzatura, con l'attrezzatura si trova bene e quindi essendo e atleta... aumenta il suo vantaggio, 61 centesimi, 61 centesimi, Daniel Bivezon. Ecco, Dejan Kožir sta concludendo Dejan la sua Kožir... prova. In questo momento è sicuramente in vantaggio rispetto alla prestazione di Ebner e infatti primo posto con 49 centesimi, quindi passa al comando Dejan Kožir, dice che avrebbe perso il primato. Ebner quindi in seconda posizione davanti all'austriaco Stadler. Ecco qui Daniel Bivezon e siamo sul podio. Terzo classificato al termine della prima manche, lo svedese con 1.095, ecco, è caduto. Si stacca un attacco e niente da fare neanche per... Fuori gara, Daniel, le caratteristiche di scorrevolezza della pista. Ecco intanto con il numero 1, J.J. Anderson, 25 anni, canadese di Mont-Tremblant, sedicesimo soltanto alle Olimpiadi di Nagano. Quest'anno ha vinto proprio sulle nevi di casa lo slalom gigante di Coppa. E ha dominato gli ultimi tre snowboard cross, vincendoli tutti e tre senza problemi. J.J. Anderson può amministrare un vantaggio di 73 centesimi su Bivezon. L'avevamo visto nella prima manche con questa surfata con delle linee abbastanza larghe, mi sembra che abbia ridotto di molto l'escursione delle sue traiettorie. Eccolo però, mi contraddice subito, nel senso che è andato veramente largo in qui caso, rischia tantissimo. Rischia tantissimo, ma riesce a rimanere in piedi. È andato piedi. Sulla coda, fatto presa con il backside posteriore, è riuscito a rimediare qualche cosa, ma è ancora in ritardo di linea qui al cambio di pendenza prima dell'ultimo pianetto, poi ci sarà l'ingresso sullo schuss finale. Ancora 98 centesimi di vantaggio per lui. E qui al è di nuovo, in errore, è andato molto largo sulla rossa, di nuovo il cambio di pendenza, l'ultimo prima del traguardo. Sta cercando chiaramente di dare il tutto in questi pochi metri che lo dividono dal traguardo, vedremo come concluderà ed è in prima posizione. In prima posizione con 60 centesimi, bravissimo. Ha recuperato molto bene, evidentemente una tavola velocissima, quella di J.J. Anderson.
In prima posizione 2:14:35, questo è il tempo che molto ecco bravo, molto bravo. Walter Feichter. Vai Walter. 26 anni. Italiano di San Vigilio di Marebbe, nato a Brunico. È un po' di traverso qui. Sta trattenendo un pochino. Trattenendo per evitare di incappare negli errori in cui sono caduti gli altri. Adesso vediamo, è di nuovo in buona linea. Chi gli ha dato l'informazione alla partenza? Andrea Grisa, che è l'allenatore responsabile degli allenatori per le squadre alpine. 1:33:48. L'intertempo di è in ritardo di 5 centesimi abbondanti, forse ha trattenuto un po' troppo. Eccolo anche lui, un errore, mette le mani a terra. Adesso deve dare veramente il massimo di sé per riuscire a rimanere in linea con gli altri atleti. JJ Anderson ha fatto un miracolo nella prima parte di gara. Ha fatto un vero miracolo. È ancora in ritardo, 1:07. È in ritardo di parecchio in questa fase del percorso. Rischia di uscire dal podio, purtroppo, Walter Feichter. Adesso lo vedremo nella fase finale del percorso, dove effettivamente lui può tirare e può dare il meglio di se stesso con una prestazione al limite delle potenzialità umane. È molto buono, è molto buono, è molto buono. Ed è terzo. È sul podio, bronzo per Feichter. Bronzo per Walter Feichter. 2:15:14 e non sappiamo davvero se rammaricarci oppure se rallegrarci per questo podio con il quale la Nazionale Azzurra esordisce qui ai campionati del mondo di Madonna di Campiglio. Gianmarco Peri, commissario tecnico della Nazionale, l'impressione, che cosa ti esce dal cuore in questo momento? Chiaramente Walter partiva dopo la quindicesima Ogier, Slovenia, medaglia di bronzo per Walter Feichter, Italia, poi fuori